Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buon pomeriggio, ben ritrovati al nostro nuovo appuntamento con l'informazione. In questa estate di rincari generalizzati spicca in negativo l'ennesimo rincaro della benzina, che ormai va avanti da alcuni giorni a questa parte per i vacanzieri, ma anche per coloro che sono rimasti a casa per lavorare. Sono tempi davvero difficili. Abbiamo allora fatto il punto della situazione rincari in questo servizio. Tutta colpa delle accise, sono loro l'ago della bilancia che pesa sul caro benzina, lo dicono i gestori dei distributori, lo sostengono i singoli utenti. Di fatto si tratta di imposte indirette che pesano sui carburanti per autotrazione, vengono applicati al momento dell'acquisto dello stesso carburante e incidono per oltre la metà sul prezzo finale al consumatore. La prima ad essere istituita è per la guerra in Etiopia 1935-36, l'ultima è datata 2014 e riguarda il decreto del fare Nuova Sabatini. Le accise sulla benzina rappresentano il 38% del costo totale, l'IVA il 18%. Quelle sul diesel pesano per il 35%, l'IVA il 18%, ed infine sul GPL pesano per il 18% del prezzo finale. Diciamo che era scontato, perché non si è fatto niente per poter ottenere i prezzi bassi, quindi bisognerebbe togliere almeno alcune accise che ci sono da tanti anni, oppure bisognerebbe cercare di portare l'IVA al 4% per poter risolvere questi problemi così esagerati. È tutto il resto quello che pesa, perché alla pompa, al distributore, diciamo al gestore, rimangono sempre quei 3-4 centesimi, o aumenta o cala, il guadagno è sempre quello per il gestore. Poi è da andare a cercare tutto quello che è il rincaro, bisogna andarlo a cercare al di fuori dal distributore. I continui aumenti spaventano gli automobilisti, che comunque, chi per lavoro, chi per vacanza, non può fare a meno di un rifornimento. Io ci faccio 20 euro perché giro qui a Bologna, perché altrimenti con 20 euro non partirei neanche. Il governo ha promesso cose che non poteva mantenere, sicuramente, che anzi una delle cose che maggiormente ha promesso in campagna elettorale era proprio il taglio delle accise, quindi evidentemente o non si può fare, cosa che temo che nessun governo possa fare o che non vogliono fare, o che comunque ci sia qualcosa sotto. Addirittura ha servito alla faccia del caro benzina. Pazienza, però odio far benzina e va benissimo così. Cosa ne pensa lei di questi rincari? Abuso, non si può, perché comunque si gira, è tutto da girare, fare, non è giusto, bisogna bloccare il prezzo fisso. Beh, è un po' caro, però cosa dobbiamo fare, quindi dobbiamo andare avanti. È un po' massiccio, effettivamente, non tanto in città, ma effettivamente stavamo parlando adesso dell'autostrada, devo andarci domani, la faccio prima. Già, perché domani potrebbe rincarare ulteriormente, meglio dunque prevenire. E restando più o meno in tema, ma passando alla cronaca, forse sarebbe stato meglio che il ladro avesse preso di mira direttamente il distributore di benzina invece che gli spiccioli contenuti nel cambiamonete dell'autolavaggio. Il ladro che nella notte ha preso di mira l'area di servizio sulla via nazionale, siamo a Pianoro, ha scassinato la macchinetta che comunque conteneva 125 euro, purtroppo per lui l'ha fatto con la sua autovettura, che dunque è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. I carabinieri sono risaliti alla targa, dunque al ladro per una notte. Restando in tema di cronaca, un chilo di hashis destinato allo spaccio della bassa bolognese è stato invece sequestrato dalla polizia locale Reno Galliera, che al termine di un inseguimento ha anche arrestato un 46enne che vive a San Pietro in Casale.
L'ipotesi degli investigatori è che la droga recuperata a circa un chilo di hashish servisse a rifornire il mercato locale, quello della Bassa Bolognese e in particolare della zona di San Pietro in Casale. È lì infatti che gli agenti della polizia locale Reno Galliera hanno intercettato e arrestato al termine di un inseguimento uno spacciatore 46enne italiano e residente nella stessa cittadina. Con lui c'era anche un complice che però è riuscito a scappare a piedi dopo aver tentato di portare via anche il borsone che conteneva lo stupefacente. I due erano a bordo di una Golf che percorreva la circonvallazione e il cui conducente, alla vista dell'auto della polizia locale, ha cominciato ad avere un'andatura incerta, dando l'impressione di temere di essere seguito. Gli agenti così hanno attivato i lampeggianti e fatto segno di fermarsi. Dopo aver accostato, fingendo appunto di volersi fermare, l'autista ha invece ripreso la marcia a forte velocità, cercando di fare perdere le proprie tracce. La pattuglia si è messa all'inseguimento, riuscendo a raggiungere i fuggitivi e bloccare l'auto. L'uomo alla guida, il 46enne di San Pietro in Casale, è stato subito fermato, mentre il passeggero si è allontanato a piedi portando con sé la borsa. Vedendosi braccato dai poliziotti, dopo alcune centinaia di metri l'ha abbandonata, forse per poter correre più veloce, riuscendo così a dileguarsi. Esaminando il borsone si è scoperto il motivo della fuga. All'interno infatti c'erano 10 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. L'arresto del 46enne è stato già convalidato, mentre le indagini proseguono per cercare di dare un volto anche al passeggero della Golf, per il momento non ancora identificato. Soddisfazione per l'operato della polizia locale è stata espressa dal sindaco di San Pietro in Casale Claudio Pezzoli. Mi congratulo con il comandante e con gli operatori della Reno Galliera per il brillante risultato ottenuto, ha detto, frutto del costante impegno nell'attività di controllo del territorio che ha permesso di sottrarre al mercato dello spaccio un ingente quantitativo di droga. Per un arresto per droga c'è una denuncia per guida in stato d'ebbrezza con patente ritirata e macchina sequestrata ai danni di un 39enne pakistano intercettato e bloccato in via Zanardi dalla polizia a Bologna. Dava inequivocabili segnali, anche perché zigzagava con la propria autovettura. Gli agenti lo hanno fermato, hanno confermato che era alla guida della sua macchina, evidentemente piuttosto alticcio. Veniamo ora alle polemiche politiche legate alle infrastrutture, un nuovo polo logistico in Valsamoggia, strutture che sorgerà nell'area ex Beghelli sulla 1 sostanzialmente. Prevede un ampliamento degli attuali 23.000 metri quadrati fino a raggiungere i 93.000 e forti preoccupazioni arrivano dunque dalle opposizioni alla giunta del comune di Valsamoggia. Ex Beghelli, qui a Crespellano, sorgerà al posto della nota azienda un polo logistico, un grande polo logistico. Voi siete preoccupati? Sì, perché soprattutto con gli eventi che ci si sono registrati a maggio, il consumo di suolo in Emilia Romagna è un fattore veramente da affrontare a livello sia di piani di urbanizzazione che anche di ripensare la visione del territorio. Qui passiamo da 23.000 metri attuali a 90.000 metri di capannone, con un consumo di terra agricola e la costruzione di una nuova strada che andrà a interrompere altri terreni agricoli, quindi è un impatto per il consumo di suolo importantissimo. Noi non siamo contrari alla riqualificazione di questa area, né tantomeno alla creazione di posti di lavoro, ma siamo assolutamente contro a un aggressivo consumo di suolo, come è già avvenuto negli anni scorsi e come continua purtroppo ad avvenire anche post alluvione. Polo logistico, ci sarà un via vai molto frequente di mezzi pesanti? Ah beh, sicuramente la logistica comporta ulteriori camion, un ulteriore inquinamento in una valle che è altamente inquinata, l'Emilia Romagna, una delle zone più inquinate del mondo. Portare ancora elementi che inquinano questi territori, io credo che vada contro anche le stesse proposte programmatiche del Partito Democratico in questa amministrazione, dell'amministrazione Ruscigno, in quanto riempiamo le giunte di assessori alla transizione ecologica, ma riempiamo il territorio in deroga alle previsioni urbanistiche che già c'erano di ulteriori colate di cemento, come un polo logistico di quasi 100.000 metri quadrati, che porta tra l'altro delle plusvalenze, dei plusvalori su questo terreno, trasformando la terra agricola di un valore di 80.000 euro circa a terra agricola di un valore di quasi 14 milioni di euro, con un interesse che per il pubblico è veramente irrisorio, perché parliamo di una pista ciclabile che viene realizzata di un valore di 200.000 euro, oltre a un contributo straordinario di 1.600.000 euro da dividere tra città metropolitane e il nostro territorio, che poi si può utilizzare per questo comparto, solo in parte per questo comparto, e quindi crediamo sia sbagliato questa scelta di ulteriore consumo di suolo.
Resta alto lo scontro politico sul dopo alluvioni in attesa la prossima settimana del ritorno del commissario Figliuolo. Intanto diversi comitati cittadini hanno preso carta e penna esprimendo la loro preoccupazione direttamente al capo dello Stato. La prossima settimana il commissario straordinario Figliuolo sarà di ritorno sulle terre alluvionate di maggio per un summit tecnico che difficilmente risolverà le notevoli beghe finanziarie tra regione e governo, con Stefano Bonaccini che accusa l'esecutivo di aver fatto promesse non mantenute su ristori e ripartenze e Giorgia Meloni che controaccusa il governatore, nonché vice Figliuolo, alla ricostruzione di ciurlare nel manico. Ma la distanza tra ciò che avrebbe dovuto essere già nelle mani di chi ha perso molto e tutto dal disastro di 3 mesi e mezzo fa e che secondo gli enti locali non c'è, e ciò che invece secondo il governo è già nelle competenze degli alluvionati, resta enorme, numeri alla mano. Pare insomma che la vicenda sia divenuta squisitamente politica, anche perché tira terribilmente aria di elezioni amministrative nel 2024 in parte dell'Emilia-Romagna e urne regionali nel 2025. E state pur sicuri che il braccio di ferro sul post alluvione sarà il o uno dei temi principali. In mezzo a questo popò di querele ci stanno anche le minacce di diversi sindaci e dei sindacati di scendere clamorosamente in piazza contro Meloni e C, magari quando l'anticiclone Nerone avrà levato le tende. Ma soprattutto c'è un accorato appello che tutti i comitati sorti per tenere accesi i fari sul disastro hanno appena lanciato via missiva al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e per conoscenza il duo Bonaccini-Meloni. Da parte bolognese la richiesta è arrivata dai comitati Valle dell'Idice, Val di Zena e Tutela Colli Bolognesi. Nelle pistole esprimono il grande disagio che attraversa i territori e lo stanziamento di una cifra dignitosa, oltre 120 milioni di euro iniziali, del tutto insufficienti. A molte famiglie gravemente colpite dal disastro, infatti, ad oggi non sarebbe arrivato lo straccio di un euro. Giornate di lavoro frenetico anche in questura per il rilascio di passaporti, anche per i vacanzieri degli ultimi minuti. Per questo è previsto il 19 agosto un Open Day. Open Day passaporti per la questura di Bologna. L'apertura straordinaria è prevista per il 19 agosto con due fasce di orario. Dalle 8.30 alle 13.30 il personale impiegato svolgerà il servizio di ricezione delle istanze di rilascio passaporti esclusivamente per coloro che hanno effettuato la prenotazione online tramite l'agenda elettronica. La seconda fascia di orario è compresa tra le 18.30 e le 24. Il servizio è stato ideato per far fronte alle esigenze di quella parte di cittadinanza che deve intraprendere un viaggio a breve. Nello specifico potranno recarsi presso gli sportelli per un massimo di 200 posti disponibili i cittadini che hanno già ottenuto un appuntamento mediante prenotazione presso il portale dedicato e che possono dimostrare di dover viaggiare entro il 31 ottobre 2023. Sarà inoltre possibile ritirare il titolo di viaggio mediante presentazione di documento di identità e, se delegato da terzi, presentando l'atto di delega e la copia del documento di identità del delegante. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio competente oppure telefonare allo 051 6401 663 dalle 9 alle 13. E ora ci diamo di sport, iniziando con il calcio, perché alla vigilia della ripresa del campionato, domani il Bologna presenta ufficialmente in queste ore Dandoi, l'esterno d'attacco svizzero 23enne che ha firmato un quadriennale col Bologna, che probabilmente già debutterà lunedì sera col Milan in un Dall'Ara già delle grandi occasioni con circa 30.000 presenze previste. Intanto il fronte del mercato tace, ma sotto traccia è molto attivo, perché dopo la partenza di Arnautovic al Bologna mancano almeno 4 pedine, con una rosa dunque abbondantemente da completare. Questa mattina c'è stato un altro allenamento con tutti i giocatori del Bologna a disposizione tranne Barro, che ha svolto allenamento differenziato, che al momento è fortemente indiziato tra le possibili cessioni. Ne riparleremo anche con immagine e intervista appunto ad Andoi
che si sta svolgendo in questi minuti nei prossimi telegiornali e naturalmente nei TG sportivi. Ora passiamo al basket, è appena arrivato ma già suona la carica per la Fortitudo, il nuovo coach bianco-blu, Attilio Caglia. Emozioni sempre dopo 32 anni di attività, è sempre ogni primo giorno di scuola, ogni primo anno è sempre un'emozione, poi maggior ragione in una città importante, la pallacanestro, una delle poche città che mi mancava nel mio girovagare, è una società storica, una città storica, Basket City rimane sempre Basket City, è una società di grande caratura, un gruppo di tifosi, un pubblico di alto livello, se non il migliore, tra i primi due migliori d'Italia, quindi insomma veramente c'è tutto per fare le cose fatte bene. E io sono molto motivato in questo e ringrazio la società che mi ha dato questa opportunità, che mi ha dato questa fiducia, dal presidente Stefano Tedeschi a tutti i soci, Matteo Gentilini, Basciano e Arletto degli altri soci. E, insomma, sono molto determinato e garantisco che le cose le faremo nel miglior modo possibile, in un modo molto serio. Non tante parole, ma tanti fatti. Questo penso che sia quello che farà la differenza. Bene, qui termina il nostro TG pomeridiano. Grazie della vostra cortese attenzione. Appuntamento ai prossimi notiziari. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.